Amici ascoltatori di Yeah Channel, la Gradese impegnata alla schiusa contro i triestini del Montebello Don Bosco. 4 punte schierate in campo da mister Geisa, che evidentemente vuole mettere pressione sulla retroguardia triestina. Ecco il traversone di Marchesan, colpo di testa, ma può uscire tranquillamente il portiere e agguantare il pallone. Può recuperare la difesa, ottimo anche con Massimino, poi Gomisek sulla destra, ottimo il controllo di Stabile. Hanno potuto però ripiegare i triestini, quindi sfuma la possibilità di contropiede, ma riusciamo a manovrare bene. Gomisek, serie di passaggi molto precisi dei nostri uomini. Adesso siamo quasi al limite dell'area con Stabile, che prova addirittura la conclusione, soluzione un po' azzardata questa. Adesso c'è un altro fallo sempre su Vittorio. Massimino Marchesan, palla sventagliata, centro area, mischia paurosa, c'è il calcio di rigore? No. Rigore, No, non c'è. Non penso che sia rigore. Rigore, ti fanno sì da lungo. Come c'è rigore o no? Rigore che? Me ne hai visto un'inter? C'è rigore, anche se la mimica dell'arbitro era un po' incomprensibile. Insomma, in una mischia l'arbitro ha visto qualcosa che non andava bene e ci ha concesso calcio di rigore. Massimino Marchesan che fa centro. Massimino, 1-0 per la Gradese. Visto che è arrivato, ed è un ritorno al gol questo che fa solo piacere. Massimino dimostra di poter dare ancora il proprio eccezionale rapporto alla causa. Ha insaccato con freddezza, ma però adesso pensavo, quindi la Gradese è passata in vantaggio. Messo il rigore forse. Su un rigore così un po' dubbio segnalato dall'arbitro. Vedevo che nessuno adesso protesta, niente. E su questo non ci sono dubbi, ammonisce giustamente l'autore di questo fallaccio. Gomisek che è rimasto a terra, infortunato. La palla in mezzo, il rinvio. Gol. La conclusione al volo, fuori abbondantemente. Massimino. Raso terra, colpo di tacco di Meneghel che viene scalciato e c'è la punizione. Secondo me è corretta la segnalazione dell'arbitro. Sarà Massimino Marchesan a tentare la conclusione. Abbiamo un grande gol di Massimino, palla nel 7, punizione da antologia questa, pezzo di bravura del nostro numero 10 che sigla così la sua doppietta e consente alla Gradese di allungare sul 2-0. L'anticipo di Raunia che poi sbaglia l'appoggio, palla a metà strada, c'è recupero del giocatore triestini che in qualche maniera, con qualche rimpallo fortunoso, cercano di organizzare questa azione, ma non c'è pericolo perché è molto pronto il nostro portiere a uscire a recuperare il pallone. Meneghel fa da sponda per Jussa, la palla rimane lì, Jussa fa fuori anche il portiere che però ha un guizzo e adesso è Stabile che invece di tirare ha provato il passaggio. Questa ce la siamo un po' mangiata, diciamo la verità, dai. Qua potevamo fare qualcosa di meglio, ci siamo mangiati un gol facile. Dai alla mezza. Rilancio basso, il recupero di Raunia, batti ribatti, poi scaraventa in avanti Pomella, Arpiona,
stabile, ma non, non riesce a servire Massimino. Carriera ormai. Ciao ragazzi. Massimino. Braccato, si rifugia in out facendo rimbalzare il pallone su un avversario. Gomisek. Coglie in contrattempo il nostro Oraunia. Fase un po' fiacca della partita. Tanti errori da una parte e anche dall'altra. Non si vede un gioco brillante. Stabile. Logicamente la Gradese non ha nessun interesse a forzare, a scoprirsi. I Trestini se ne stanno un po' per le loro. Provano solo con qualche lancio a impreserire la nostra retroguardia. Adesso Jussa bene di tacco, questa è bella, poi il passaggio però è troppo lungo e finisce fuori. Attenzione, il cross, il colpo di testa e l'uscita perentoria del nostro portiere che anticipa l'intervento del numero 11 Trestino, che era lì in agguato. Difatti la palla poi è terminata in corner. Quindi primo vero pericolo costruito dai nostri antagonisti in questa partita, e c'è il gol. E c'è il gol. Quindi dimezzano le distanze i Trestini. Abbiamo preso gol su calcio d'angolo, dimostrando una certa sufficienza nel sottovalutare appunto il pericolo. È saltato indisturbato. Marcature un po' lasche da parte dei Mamuli e subito ne approfittano quelli del Montebello Don Bosco, che fanno centro e rimettono in discussione il risultato di questa partita, che fino adesso era saldamente in mano ai Mamuli. Quindi ci sarà da soffrire anche oggi, così come succede ormai da un bel po' di tempo. Ricordiamo che la Gradese è passata in vantaggio su un'azione da rigore decretato dall'arbitro, un rigore un po' dubbio a dire il vero, di quelli che raramente vengono fischiati. Situazione di mischia su cui non c'erano stati reclami. Poi avevamo arrotondato con una sublime esecuzione balistica sempre del nostro numero 10, il fantasista Marchesan, ma la partita era stata piuttosto tranquilla, giocata a ritmi blandi sia da una parte che dall'altra. Adesso viene ravvivata da questo gol dei Trestini, che riapre i giochi proprio sul finale del primo tempo. Sono ruvidi i Trestini, ricorrono spesso al fallo sistematico. Adesso proviamo ad andarcene da quella parte lì con Tognon sulla sinistra. Prova a far fuori l'uomo, si allunga un po' troppo il pallone, riesce a servire Vittorio che scarica, tiro angolato ma debole. Stabile che entra in area, può fare il traversone, addirittura la palla poi si infila in rete, l'arbitro annulla, chissà perché. Fuori gioco di chi? Che abbiamo... È stata una paperaccia del portiere. Un fallo. Azione dubbia questa, ancora l'uomo a terra tra l'altro, eccolo là. Proviamo a riorganizzarci. Ecco finalmente la palla sulla sinistra, Raunia in velocità e viene falciato per l'ennesima volta, altro fallo che era da munizione anche questo. Niente, palla sventagliata da Massimino a centro area, blocca il portiere. Quindi non succede ancora nulla in questo secondo tempo. Secondo tempo spezzettato dai tanti falli, dalle tante situazioni
di così inattività del gioco si è visto poco fino adesso. C'era quel gol di Stabile che andrebbe rivisto al Moviola. Attenzione, adesso ci provano i Trestini con il neo entrato che prova ad andarsene su tre uomini e riesce addirittura a crossare, palla in mezzo, non ha un controllo felice, numero 11 che però scarica, c'è un nuovo traversone, bravo il nostro portiere Di Pugno a intervenire, ancora prosegue poi l'azione, mettono fuori i nostri, palla recuperata dal capitano del Montebello, tentativo di forcing in questo frangente, palla pericolosamente al limite dell'area, prova ad andarsi numero 3 e trova l'opposizione, poi ottimo controllo e recuperiamo addirittura la rimessa in gioco, bravo Tognon. Attenzione, palla in area di rigore, poi adesso si è defilato, fa fuori l'uomo e va addirittura alla conclusione, trova l'esterno della rete, ma comunque pericolo creato da i Trestini che ci credono, che sono in partita, siamo sul 2-1, adesso entra con Zutti, ecco, situazione critica, attenzione, bravissimo a intervenire Pomella a mettere in calcio d'angolo. Oh, il corner, palla in mezzo, recupera il numero 15, parapiglia, poi ne veniamo fuori bene, c'è Jussa che va a recupero, il contropiede, Gomisek dall'altra parte, si fa vedere Consutti, buono il controllo, fa fuori l'uomo e poi prova a servire Jussa, palla troppo lunga in profondità, Stabile dall'altra parte, bene, ma c'è il recupero dei difensori Trestini che provano adesso a riportarsi in avanti, lungo lancio, attenzione, attenzione, beh insomma l'ha tirato Jussa, fa girare dall'altra parte, c'è Massimino, prova a chiamare in avanti con Zutti, ancora Massimino anticipato all'ultimo istante, ma palla fuori, Tognon, Ghirardo, Massimino, e oggi cammina, no? Strattonato, messo a terra, fallo, opportunità per la Gradese, Massimino, palla dentro, colpo di testa e poi Montoneri non trova il pallone, peccato, attenzione, poi la palla arriva sulla sinistra, traversone, tutto solo, prende la mira e se la cava bene il nostro portiere, molto attento, abbiamo rischiato comunque, Mino fa filtrare il pallone, poi veniamo contrastati, non riusciamo ad andare al cross, controllo problematico e guadagniamo neanche il corner, palla fuori e basta per i nostri avversari, altra palla in profondità ma finisce fuori, no, viene recuperata, attenzione, no, non era fuori, no, ecco il cross, fa buona guardia Raunia, poi sbaglia il rilancio Gomisek, però poi recupera e subisce il fallo, se la cava bene Gomisek, siamo nel recupero e c'è la punizione per gli ospiti, traversone, parapiglia in area di rigore, attenzione, il 15, poi la palla viene ripallata, il tiro e la palla sorvola la traversa, meno male, ultime fasi, Mino, no di fuorigioco, assolutamente assurda anche questa decisione dell'arbitro, e proviamo adesso con Raunia, Paola, palla dentro con Zutti e il portiere riesce a recuperare, era una bella occasione per chiudere il discorso, adesso recuperiamo il pallone con Ghirardo, bene, Stabile, Massimino, l'eroe della giornata, Ghirardo, rimpallo, palla in calcio d'angolo per noi, teniamo lontano il pericolo, ultimi istanti di gioco, palla nostra, ancora Massimino, si rifugia dall'altra parte e la partita finisce, sofferta vittoria della Gradese che porta a casa i tre punti e mantiene salda la prima posizione in classifica.